stata respinta. La guerra lampo di Haftar punta ad arrivare al tavolo col fatto compiuto e l'azzardo per ora paga. Le milizie del generale Haftar hanno preso il controllo dei pozzi di Sharara, forse i più importanti in Libia, e della sicurezza del giacimento di El Fel, a un centinaio di chilometri a nord-ovest, quasi al confine con l'Algeria. Il loro arrivo è stato confermato dall'italiana Eni, che precisa però che in nessun momento staff, strutture e attività del campo sono state messe a rischio. Smentendo informazioni circolate in giornata, l'azienda ha precisato inoltre di non avere personale italiano attualmente a Tripoli. L'Eni è presente in Libia dal 1959, con attività esplorative ed estrattive sia di greggio che di gas naturale. Alcuni dei giacimenti si trovano offshore nel Mediterraneo, altri in pieno deserto. Quattro i pozzi più importanti: Buri con l'impianto di Melita, Wafa a sud di Gadames, El Fel e il sito di Abu Atifel ad est. Melita serve a estrarre e lavorare gas naturale inviato direttamente in Sicilia attraverso il gasdotto Green Stream, che ha una capacità di 8 miliardi di metri cubi l'anno. Altri giacimenti, come El Fel, sono gestiti da una joint venture fra la Compagnia Petrolifera Nazionale Libica e l'Eni, che di fatto resta una delle maggiori compagnie petrolifere in Libia, con 600.000 barili al giorno di petrolio greggio e gas, oltre a una produzione giornaliera di 450 tonnellate di zolfo. Ma perché la Libia è più che mai al